tribunale, il giudice per l'udienza preliminare, ha preso atto dell'estraneità di Corsi a qualsiasi ipotesi di illecito. La procura, peraltro, all'esito dell'udienza odierna ne aveva chiesto il proscioglimento, quindi siamo soddisfatti di questo riconoscimento che ristabilisce la verità dei fatti. Finisce così anche un'indagine che ha tenuto banco per mesi in città? Finisce così un pezzo dell'indagine, perché il resto proseguirà a novembre, ma finisce un importante pezzo di quell'indagine che metteva in discussione una realtà imprenditoriale e sociale che credo sia un vanto della città di Terni.